Facciamo 7 minuti? No, no, perché 10 minuti. Voglio solo. Sì, siamo generosi. No, allora, io credo che Anpal. Mi sentite? Ah, forse perché? Sì, così mi sentite. Allora, come Anpal e Anpal Servizi, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, noi siamo impegnati in prima linea sul duale. In realtà lo siamo fin dall'inizio e certamente siamo stati soggetti che hanno creduto e investito nella sperimentazione, puntando soprattutto a due fondamentali fattori di abilitazione dei soggetti, che significa dotare i soggetti sia lato formazione che lato impresa delle competenze e di modelli di sviluppo del duale che aiutino a creare in Italia quell'ambiente che in altri paesi si è radicato da tempo, che ha consentito di sviluppare una filiera, lo diceva molto bene prima la nostra moderatrice, della transizione, una filiera della transizione completa e ordinata. Quello che noi manca ancora è ricostruire il filo che porta dalla scuola, quindi dall'educazione alla formazione, al lavoro, in tutte le sue tappe, senza lasciare da parte buchi che poi in realtà interrompono questa filiera. Allora, io potrei darvi un po' di numeri, ma non mi voglio uccidere con una serie di numeri sulle azioni che abbiamo fatto. Certamente noi abbiamo un programma nuovo, dopo che abbiamo accompagnato la fase di sperimentazione, un programma nuovo di sostegno per il duale, con azioni che vanno dal rafforzamento, consolidamento dei servizi di orientamento e placement sugli enti, sugli CFP, che vanno dal supporto nei percorsi di realizzazione dell'alternanza. Qui noi abbiamo immaginato di sostenere uno per uno circa 18.000 percorsi di questo tipo, come dicevo prima, predisposizione di modelli che siano scalabili e replicabili, piani di sviluppo delle competenze degli operatori, degli enti, e piani di sviluppo delle competenze dei tutor aziendali. Anche qui abbiamo dei numeri importanti. Crediamo che sia fondamentale dotare i tutor formativi di una metodologia di competenze omogenee sul piano nazionale. A noi interessa moltissimo che il duale non sia la somma di singole esperienze, alcune delle quali positive e altre meno, ma che si allinei ai modelli migliori. Quindi dobbiamo andare a trovare dove sono stati realizzati i modelli migliori e favorire la contaminazione positiva di questi modelli migliori. Noi impariamo, noi lavoriamo sul territorio e impariamo dai territori migliori e cerchiamo di trasmettere, grazie proprio alla nostra capacità di avere una rete sul territorio nazionale, trasportare dalle esperienze positive verso i territori dove si stenta di più a farlo decolare. Non dimentichiamo che ci sono dei territori dove non c'è proprio, quindi questo è un tema. E poi naturalmente un'azione sulla quale noi siamo particolarmente impegnati è quella anche dell'incentivo, cioè del mettere a disposizione risorse. Naturalmente qui stiamo lavorando col governo che sta disegnando la prossima legge di bilancio per capire come comporre il quadro. Sappiamo che il governo ha in mente importante impegno finanziario
proprio per i giovani, per la contribuzione dei giovani, e allora è chiaro che noi dovremo agire come puzzle, ricomponendo e andando a coprire quelle necessità che restano fuori dalla semplice decontribuzione, perché hanno bisogno di un sostegno più mirato, più specifico sul sistema del duale. Noi siamo molto impegnati come agenzia nazionale a sostenere l'esperienza della buona scuola della transizione e dell'alternanza, soprattutto scuola-lavoro. Credo che sia stata data già notizia del fatto che come ANPAL metteremo a disposizione dei tutor per le scuole e per le imprese, per mettere insieme, per mettere in contatto scuole e imprese, quindi per far funzionare l'alternanza, che è uno dei buchi del nostro sistema. Quindi non do ulteriori informazioni circa le misure che il governo ha in mente, essendoci qui il sottosegretario ed essendo certamente la persona adatta per darvi tutto questo genere di informazioni. E ora glielo chiederemo. Però nel frattempo volevo fare una domanda ad Anna D'Arcangelo dell'INAP. Parliamo un attimo dei dati. Voi avete presentato a luglio scorso il monitoraggio del primo anno. I dati erano comunque dati importanti. Come vi state orientando adesso per affrontare la fase successiva? Intanto grazie, servito, buongiorno a tutti. Si sente? No. Non si sente, io però acceso. Niente? Così? Va bene. Allora, volevo intanto portarvi i saluti del presidente dell'INAP Stefano Sacchi e del direttore generale Paola Nicastro, che per altri impegni in questo momento sono impegnati in altri eventi istituzionali e quindi non potevano essere qui. Venendo al nostro impegno come istituto, noi abbiamo fatto sì una prima rilevazione che ha guardato ai primi numeri della sperimentazione, che però fa riferimento al dicembre 2016. Da questa prima rilevazione, che non è un vero e proprio monitoraggio, dirò brevemente poi perché, i numeri che sono presenti sono 21.000 allievi coinvolti in questa sperimentazione, ma ripeto, al dicembre 2016, un 2.000 apprendisti in più rispetto in sperimentazione e circa 2.000 progetti modulari rivolti a giovani NEET. Questi numeri, che possono sembrare piccoli, non devono farci stare preoccupati o allarmati, perché prima di tutto, come ho detto, si riferiscono a un periodo estremamente iniziale e poi perché il grosso delle attività si sono svolte proprio in questo anno 2017, in questi mesi. Quindi una cosa che ho dimenticato di dire, che mi sembra rilevante a proposito della filiera, è che 10 regioni hanno attivato il quarto anno e di queste 4 non l'avevano mai attivato. Quindi già questo sono dati, come primi dati, i primissimi dati possono essere confortanti per la prosecuzione di quella che poi da sperimentazione dovrà diventare il vero e proprio sistema duale. E per approfondire, intanto partirà una seconda rilevazione a brevissimo, proprio per cogliere tutto quello che fino adesso non è stato potuto essere letto e che sicuramente sarà arricchente rispetto a darci informazioni sull'andamento della sperimentazione, ma è nostra intenzione impegnarci con la collaborazione delle regioni e di tutte le altre istituzioni, dell'ANPAL e di tutte le altre istituzioni, per portare avanti un monitoraggio qualitativo, perché riteniamo che sarà importante anche ascoltare la voce ovviamente dei formatori, anche degli allievi, andare un pochino più in profondità proprio a leggere i modelli, a leggere quelli che possono essere i punti di forza o di debolezza di una sperimentazione che sicuramente è una grande sfida. Perché se è vero che nel DNA della formazione professionale, lo sappiamo bene perché c'è una collaborazione storica con tutti gli enti della formazione professionale che ci ha visto coprotagonisti di molte attività, se è vero che nel DNA della formazione professionale c'è sempre stato questo rapporto con l'impresa, no? È vero che qui deve diventare un po' diverso. Abbiamo sentito parlare del CFP come centro, come rete di una serie di, dentro la rete,
come, diciamo così, fulcro di una serie di relazioni sul territorio. Abbiamo sentito parlare di nuovi servizi, anche se, ripeto, i centri di formazione professionale hanno svolto, specie del CIOPS, hanno svolto spesso questi servizi di orientamento, di placement, non sono novità, ma qui la novità è che si tratta di portare a regime una sperimentazione utilissima. E un'annotazione che voglio fare, che diciamo ci può invece questa si preoccupare, è il divario territoriale, perché da questa prima rilevazione emerge ancora una volta che ci sono differenti velocità e che ci sono, diciamo, carenze nelle aree laddove i dati parlano proprio di maggiore bisogno, di maggiore necessità di rispondere a una domanda dei giovani e delle loro famiglie, e dove lì sì bisogna lavorare tutti insieme per allestire un'offerta che sia un pochino più omogenea sui territori, in modo da dare davvero le pari opportunità, perché queste ancora non si riscontrano. Questo era un elemento che già veniva fuori da monitoraggi più strutturati dell'andamento dell'istruzione e formazione professionale, ma che indubbiamente anche con questa rilevazione, questa prima rilevazione, ancora emerge. E io direi che, a proposito di reti e di lavoro congiunto tra tutti noi, bisognerebbe proprio lavorare su questi impasse, capire più in profondità, per eventualmente intervenire con dei correttivi efficaci sui territori, proprio per superare queste impasse e, come dicevo, dare maggiori opportunità e maggiori pari opportunità a tutti i nostri ragazzi e ragazze.